Allora, Cristian, come è stato l'esordio in Serie A, arrivato a 29 anni, quindi abbastanza avanti in carriera, ma che sensazioni hai provato? No, è stata una bellissima emozione. Sicuramente preferivo farlo con una vittoria che non è arrivata, però è stata una cosa emozionante per me e che mi dà carica e voglia di continuare a fare. È di positivo che cosa abbia lasciato la partita? È stata una prestazione positiva. Ci ho lasciato tanto perché abbiamo dimostrato di avere coraggio, di avere entusiasmo, compattezza, di far capire a tutti che siamo una squadra che ci proveremo in tutti i modi a salvarci. Con la squadra in svantaggio, avresti pensato di poter entrare in un momento in cui appunto si doveva recuperare, però c'era anche il rischio di prendere qualche contropiede veloce. Quindi ecco, ha avuto molto coraggio Alvini. Sì, all'inizio non pensavo di poter essere della partita visto lo svantaggio numerico e lo svantaggio in campo, però mi ha dato fiducia, sono stato contento, spero di averla ripagata e spero che possiamo continuare così con questo tipo di prestazioni. Sì, Cristian, ne abbiamo parlato anche a microfoni spenti. C'è stato l'episodio del tuo gol non gol, che insomma sarebbe stato un gol all'esordio molto molto bello. Cos'è successo in quei momenti? Cosa hai detto dopo a Bianchetti? Insomma, se ci racconti un po' com'è andata. Non ci siamo detti niente perché comunque a fine partita c'era il rammarico di non aver portato punti a casa, quindi ci siamo detti niente, abbiamo analizzato la partita, il gol sinceramente non avevo neanche esultato perché non si è capito niente in quel frangente e in quel momento eravamo felici perché comunque la palla in qualche modo era entrata e eravamo 2-2, quindi niente, spero di rifarmi prima possibile. Allora, come sarà l'impatto a Roma, visto che tutti là aspettano di vedere all'opera Dybala e compagnia bella, 65.000 spettatori, insomma, tutta un'altra cosa rispetto a Firenze e rispetto ai 6.000 di media che ci sono qua a Cremona. No, sarà sicuramente una bellissima cornice, però comunque rimane una cornice. Le partite noi le giochiamo in campo, le affrontiamo tutte allo stesso modo. Sarà sicuramente emozionante vedere tanta gente, però andiamo lì per fare la nostra partita. Come ti stai trovando con Alvini? Mi sto trovando molto bene. Richiede cose specifiche, quindi per noi è semplice recepirle e continuiamo a lavorare per migliorarci. Un ruolo, il tuo, che cambia un po' a seconda delle esigenze. E naturalmente dietro le punte ti trovi bene e quindi Alvini punta su quel tipo di gioco lì. Sì, io mi trovo abbastanza bene, ripeto, mi dà compiti precisi in campo sia in fase di possesso che non. Mi diverte star lì dietro le punte perché ho più spazio per svariare, quindi sono molto contento. Sì, Cristian, adesso è già il terzo anno che sei qui, sei uno dei leader del gruppo. Ti senti importante? Sei contento di come sta andando la tua avventura a Cremona? Insomma, come consideri la tua esperienza in grigiorosso in questi 3 anni? Sicuramente piuttosto che positiva. Abbiamo creato una famiglia, la Crema ormai è qualcosa di importante nella mia famiglia e sono felicissimo e speriamo di coronare ancora un altro sogno insieme. Per quanto riguarda invece la prestazione, sappiamo che ne vedremo spesso di gare in cui starete un po' più chiusi dietro per poi puntare sulla velocità. Avete cercato di migliorare qualcosa in fase di equilibrio, visto che il mister poi è passato da una difesa 3 a una 4 tra il primo e il secondo tempo. Avete cercato di lavorare anche su questa fase per poter avanzare la squadra in maniera un po' più omogenea sul campo, oppure come prova vi piace così e andrete avanti così? Il mister non prepara mai le partite per aspettare dietro, è stata un'esigenza del momento, rimanendo in 10 comunque ha dimostrato di aver coraggio perché abbiamo giocato io e Zani Mezzale che siamo due giocatori offensivi, quindi è
Per esigenze siamo dovuti rimanere comunque un po' più bassi perché comunque loro avevano il palleggio in mano, essendo uno in più, però come abbiamo visto al secondo tempo c'erano 5 giocatori ultra offensivi in campo. Il gruppo ha tanti elementi nuovi, come si sta amalgamando? Molto bene, non è stato semplice perché comunque ci sono tanti stranieri, tante lingue, però entrare in questa famiglia è molto semplice, basta lavorare ed essere umili il più possibile, che comunque porta alla formazione più di un gruppo, di una famiglia, di una squadra. Ti vedremo con il braccio fasciato fino a fine campionato, oppure no? Assolutamente sì.